Bene, allora buonasera a tutte e tutti, grazie per essere qui con noi oggi a questo secondo appuntamento di questo seminario diviso in tre parti sulle barricate in ogni città, coorganizzato dal Centro Studi Movimenti, dall'Istituto Nazionale Ferruccio Parri e da Zapruder Storie in Movimento, che è l'associazione della quale io oggi sono portavoce grazie alla quale, insomma, siamo riusciti a realizzare questo programma. Prima di presentarvi i nostri ospiti, volevo semplicemente farvi notare una particolarità e farvi vedere il primo numero della rivista Zapruder, che è uscito ormai nel 2003, e aveva ancora il vecchio formato e la vecchia gabbia grafica, e ve lo faccio vedere un po' per segnalarvi come dire, la longevità ormai, che è del tutto straordinaria, mi pare, di questa rivista e di questo progetto, che non ha una redazione stabile e attraversa tutta l'Italia, ma anche l'Europa, e direi anche va oltreoceano, anche negli Stati Uniti. Però il primo numero di Zapruder, appunto uscito nel 2003, si occupava già del mito delle barricate e degli arditi del popolo, perché nella rubrica Altre narrazioni, per chi se lo ricorda e per chi non se lo ricorda, invece ci sono qua io a ricordarvelo, un articolo, un saggio di Margherita Becchetti ci presentava il radiodramma di Nanni Balestrini, Parma 1922. Che era stato pubblicato nel 1973 e che poi Derive a Prodi nel 2002, mi pare, ha ripubblicato in una veste critica curata tra gli altri anche appunto da Margherita Becchetti. E perché ve lo voglio ricordare? Perché secondo me in quel radiodramma e nel fatto anche che Zapruder si occupi e si sia occupato del mito delle barricate, ritorna anche un po' tutto quello che si diceva la volta scorsa. No? Sull'uso pubblico della esperienza degli arditi del popolo, nello specifico ancora di più delle barricate di Parma, sulla memoria e anche su come quell'esperienza sia diventata assolutamente un mito, no? Un mito funzionale. Negli anni 70, anni in cui appunto Nanni Balestrini pubblicava il suo radiodramma, funzionale al antifascismo militante che doveva, come dire, contrastare, che voleva contrastare i fascisti sul loro stesso terreno, diciamo così, in un clima di strategia della tensione. Ma anche questo mito è poi continuato, diciamo così, nei movimenti antagonisti negli anni, anche negli anni successivi. Basti pensare, ad esempio, alle magliette, no? Con le scritte, con le immagini delle barricate, sulle scritte appunto contro la spedizione di Balbo, o anche alle canzoni che sono state scritte sull'argomento. Essendo di Parma, vi cito con piacere quella dei Gang del 2015, quella degli Atarassia Group, molto famosa, diciamo, per chi la conosce o per chi veniva alla festa delle barricate del 2006 sull'Oltretorrente, ma in tempi più recenti un gruppo bolognese che si chiama Zeman, ha scritto una canzone, diciamo, dal titolo Arditi del Popolo, nella quale dice ancora, si dice ancora in una delle strofe, se non ci servono partiti né baracconi pacifisti, ma sprezzanti combattenti degli sgherri malvisti. Secondo me è questo, no, il senso e come dire, il fascino ancora dell'esperienza degli arditi del popolo, l'idea di un'azione diretta, di una lotta senza mediazioni, senza le mediazioni dei partiti e che appunto è arrivato in tempi più vicini a noi. Però il senso, mi pare, l'opportunità di un incontro come quello di oggi, come quelli di questi, appunto, di questi 3 giorni, è data anche dal fatto, dalla possibilità di togliere un po' di alone mitico
all'esperienza degli arditi del popolo e delle barricate e di entrare più con i piedi nel piatto, insomma, nei racconti delle diverse esperienze locali, per capire che appunto magari non c'è stata, come abbiamo già visto la settimana scorsa, solo Parma, e per ragionare di più, insomma, diciamo, dal punto di vista storiografico. Per questo gli ospiti che sono presenti oggi staremo, diciamo, all'interno dell'anno 1921, le esperienze che sentiremo raccontare rientrano in quest'anno e direi di cominciare subito, gli ospiti ve li presento man mano che interverranno, comincerai subito con il primo intervento di Silvio Antonini, un ricercatore di Viterbo, si è occupato di storia dei movimenti antifascisti e resistenziali e che ha lavorato molto sugli arditi di Viterbo. Il suo intervento è appunto sull'esperienza del luglio 21 a Viterbo, con questo titolo Faremo a Fassela. Gli do il benvenuto. E vi dico anche, prima di dare la parola a Silvio Antonini, che avremo con noi anche in ordine di apparizione Andrea Ventura dell'Istituto Storico di Lucca e dell'Università di Pisa, che ci parlerà di Sarzana. E poi Paolo Cavassini. Non avremo con noi oggi Andrea Baravelli, ma Paolo Cavassini, ricercatore indipendente di Ravenna, che ci parlerà dei fatti di Lugo. E infine Alessandra Grasso, dell'Università di Messina, che ci parlerà della questione siciliana. C'è sempre una questione siciliana. Io darei adesso la parola a Silvio e ci vediamo fra una ventina di minuti. Grazie. Buonasera a tutti, vi ringrazio per avermi ospitato, insomma, a questa prestigiosa iniziativa. Dunque, il mio compito è quello di parlare appunto dei fatti locali, degli importanti fatti di Viterbo, le tre giornate di Viterbo nella fattispecie. La definizione tre giornate la darà proprio nel suo diario personale il capo degli arditi del popolo, vale a dire Domenico Adolfo Busatti. C'è un antecedente, va bene? C'è una situazione di agitazione del movimento operaio con il padronato che vedeva sempre più con simpatia le orde fasciste. Diciamo, la situazione precipita nel Viterbese, un po' come in tutta l'Italia centrale, nella primavera del 1921. L'antefatto, 2 maggio del 1921, piazza del Teatro, una piazza centrale di Viterbo, l'Unione Nazionale, vale a dire la coalizione voluta da Giolitti tra fascisti, liberali e nazionalisti, tiene un comizio. Come prende la parola Bottai, se vogliamo l'enfant prodige del fascismo romano, dal pubblico, cioè dalla piazza, un giovane scalpellino repubblicano, Duilio Manella, sale su uno sgabello e inizia con lui un contraddittorio. Arrivano le masse, insomma, dai vari quartieri della città, contestare il comizio fascista, la presenza fascista, e i fascisti si vedono costretti a sciogliere il comizio e a incamminarsi verso la loro sede. E dai due lati formano una sorta di corteo, a due lati hanno dei carabinieri per scorta. Le contestazioni si fanno sempre più forti quando in Piazza della Rocca i fascisti, per coprire la ritirata verso la loro sede, iniziano a sparare sulla folla e uccidono un giovane, un ragazzo che tornava dal cimitero dove stava lavorando, Antonio Prosperoni. Diciamo, questo è che dà via a quel ciclo di lotte contro l'affermazione del fascismo nel Viterbese, che potrà dirsi di fatto concluso soltanto con le leggi eccezionali. Venendo al vivo delle tre giornate, queste iniziano proprio con il 10 luglio del 1921. A Viterbo si tiene l'inaugurazione del Gagliardetto fascista. Quella dell'inaugurazione dei Gagliardetti, come l'inaugurazione dei sedi, quanto altro, era un po' un pretesto per i fascisti per penetrare nelle zone ostili, provocare
al fine di espugnarli. I fascisti hanno un percorso obbligato, arrivano delegazioni fasciste da tutta l'Italia centrale. I fascisti hanno un percorso obbligato dalla loro sede all'Hotel Grandori in Piazza della Rocca, con i cordoni di forze dell'ordine che impediscono appunto i contatti con eventuali contestatori. Quando i fascisti pomeriggio stanno facendo proprio l'inaugurazione del gladiatetto, cioè il discorso di inaugurazione, fanno per salire su un camion un fascista orvietano, perché prevalentemente i fascisti che colpivano Viterbo venivano da Orvieto, dall'area teverina, dice che De Viterbesi avevano strappato il distintivo fascista dal petto. Con sospetta facilità i fascisti superano i cordoni delle forze dell'ordine e dall'inferno iniziano a sparare, a picchiare, feriscono con una coltellata un giovane, Arnaldo Latilla, e in una traversa delle vie adiacenti che danno su in Piazza della Rocca, uccidono un contadino, Tommaso Pesci, un 44enne, il procuratore dice che stava per rientrare in casa, come tutti, preoccupato insomma dal trambusto. Diciamo che per l'omicidio di Tommaso Pesci noi non abbiamo incartamenti processuali, cioè il procuratore aveva spiccato mandato di cattura contro un fascista orvietano, che però lui stesso non sapeva se fosse stato eseguito o meno. Ebbene, la città insorge, i fascisti vengono ricacciati, la città entra appunto in punto di stato d'assedio, i fascisti locali, che sono pochi e ben identificabili, vengono circondati e percossi dalla popolazione inferocita. Il giorno dopo, siamo all'11 luglio, viene proclamato uno sciopero generale, soprattutto contro l'atteggiamento che avevano tenuto le forze dell'ordine nei confronti dei fascisti. Tutti i negozi, ci dice il procuratore, che tutti i negozi sono chiusi, Viterbo sembra una città in stato d'assedio, e la sera avviene un fatto, cioè si forma nei locali della sottoprefettura, Viterbo era ancora nella provincia di Roma, si forma il Comitato di Difesa Cittadina, una sorta di organismo in realtà finalizzato più che altro alla pacificazione, dove prendono parte tutte le forze produttive, politiche e sindacali della città, eccetto chiaramente quelle fasciste, con lo scopo appunto di pacificare gli animi. Avviene però un altro fatto importante: alla Camera del Lavoro, la sera dell'11, dopo alcuni contatti con il direttorio romano, viene aperto il registro per le adesioni all'Associazione Nazionale Fratelli Arditi del Popolo di Viterbo. Viene raccolto un centinaio di adesioni. Ricordiamo che gli antifascisti, ancora non si chiamavano tale, però avevano un'egemonia nel combattentismo viterbese, soprattutto repubblicani, che guidavano la locale Associazione Nazionale dei Combattenti. E difatti viene posto a capo direttorio di Viterbo Domenico Adolfo Busatti, è un poco più che ventenne, studente universitario, tenente del 60esimo Fanteria, era stato ferito sul Carso, e proveniente da una famiglia tradizionalmente legata alla massoneria di rito scozzese. Gli Arditi del Popolo si preparano per il debutto pubblico proprio il giorno dopo, durante i funerali di Tommaso Pesci, quando Busatti trova nella Camera del Lavoro di Viterbo già centinaia di persone in armi. Si tengono i funerali di questo contadino. È l'unica foto che ritrae gli Arditi del Popolo di Viterbese, proprio mentre omaggiano e fanno la scorta al feretro. I funerali chiaramente si tengono in una situazione di forte tensione, arrivano notizie delle violenze fasciste nel circondario, e a tal proposito il Comitato di Difesa Cittadina fa diffondere durante i funerali un volantino in cui si parla di contatti con i fascisti umbri, e si richiama la calma, si dice di non prestare orecchio all'orgasmo, si usa questa parola, di questi 2 tristissimi giorni, ma il volantino non fa in tempo ad essere distribuito quando in sottoprefettura la signorina del telefono annuncia l'arrivo, cioè parla di un telegramma cifrato in cui si parla dell'arrivo alla stazione di Porta Romana di diversi fascisti in armi, cui la forza pubblica si era limitata, a dispetto degli accordi, a dispetto del codice, si era limitata soltanto al sequestro di qualche arma, senza procedere all'arresto e al fermo. La notizia si diffonde in un batter d'occhio, la città ripiomba nel caos, e questa volta sono i cittadini che provvedono direttamente alla difesa, salgono direttamente sulle mura, tutti vanno a casa, insomma, a prendere le armi. C'è un ritorno forte dello spirito di trincea, vengono arrestati alcuni cittadini vestiti appunto da bersaglieri, cioè proprio si sente dire
siamo tornati in guerra. Il funerale di Tommaso Pesci finisce, però rimane ugualmente il presidio militare. Gli arditi del popolo non salgono sulle mura, ma rimangono a fare da staffetta per i diversi a favore dei diversi punti, insomma, in cui le porte Viterbo aveva ancora tuttora completa la cinta muraria medievale. L'esercito è sulle porte con i cavalli di Frisia e le mitragliatrici proprio per impedire il passaggio. E nonostante il funerale sia finito, resta il presidio. E il colonnello Barone Franco, in piazza della Rocca, una piazza che dà alla Porta Fiorentina, che a sua volta dà, insomma, nella zona Teverina, come dicevamo, che era quella del punto di radiazione dello squadrismo fascista, in una città dove i porto d'armi sono 900, il colonnello Franco nota la presenza di 5.000 persone in armi. Tra l'altro, un gruppo guidato da un mutilato di guerra va nelle case dei borghesi, soprattutto avvocati, a chiedere la consegna delle armi, un fatto molto simbolico. Queste armi poi saranno tutte restituite il giorno dopo, addirittura a chiedere i soldi per la giornata di lavoro perso a quanti stanno provvedendo alla difesa della città. Giorgio Alberto Jurco dirà proprio che l'elemento comunista era totalmente padrone della situazione. Non è solo un fatto di armi, ci sono pure le donne, soprattutto quelle di Via Lucchi, cioè la via dove viveva e dove era stato assassinato Tommaso Pesci, che provvedono a far arrivare a quanti stanno difendendo la città, guanciale, pane e vino. Ebbene, in questo clima di concitazione arrivano violenze poi documentate dei fascisti che erano stati lasciati liberi di scorazzare nelle aree limitrofe e nei paesi vicino Viterbo. Verso le 4 del pomeriggio arriva una macchina di turisti, alla guida c'è Lucy Becker Frost, una nobildonna di origini britanniche, a fianco il suo sciaffè Pastecchi e dietro i due figli Jaromir Pohl e Edmond Cernin. Il padre Otto von Cernin, assente al momento, era stato ambasciatore dell'Austria-Ungheria presso la Santa Sede. I turisti vengono da Assisi, stanno per tornare a Roma dove abitavano, però vorrebbero visitare la città. L'esercito, quando li vede a Porta Fiorentina, dice che la città non si può visitare per lo stato di agitazione in cui versa. Consiglia loro di proseguire la cassia, costeggiando le mura cittadine, però non si occupa l'esercito di dare una scorta che fosse riconoscibile a quanti fossero appostati sulle mura. E difatti poche decine di metri dopo inizia una fucileria dalle mura della città e dal terrapieno della linea ferroviaria Roma-Viterbo, finché la macchina non va a sbattere in un punto delle mura, viene capito l'equivoco e i passeggeri sono tutti feriti e Jaromir Cernin di 15 anni è morto sul colpo per un proiettile che gli ha fatto esplodere la scatola cranica. La macchina viene fatta partire alla porta dell'ospedale vecchio e in un altro punto vicino all'ospedale vecchio, Piazza della Morte, nuovamente equivocata per un'auto di fascisti, viene fatta nuovamente segno di fucilate. La città ripiomba nel caos, un gruppo di ragazzi sale sulla torre campanaria del comune di Viterbo e suona la campana talmente tanto forte che la campana si spacca e così un gruppo di popolani in armi fanno giro delle varie chiese per chiedere la disposizione dei rispettivi campanili da utilizzare anche come torri di vedetta. È così che hanno fine le tre giornate di Viterbo. La notizia che viene battuta immediatamente alla telegrafia è questo: Viterbo ha impedito ai fascisti l'ingresso all'interno della propria cinta muraria. È stata una grande vittoria. Il fascismo, soprattutto associando i fatti di Viterbo con quelli di Sarzana che verranno dopo, entra nella prima sua grande crisi di fatto, che poi porterà Mussolini di lì a poco alla pacificazione. Cioè, non era tanto lo scontro diretto tra arditi del popolo e fascisti, che in realtà poi non c'era stato, ma il fatto che la mobilitazione degli arditi del popolo fosse stata seguita dalla popolazione e questo avesse costretto le forze dell'ordine a contrapporsi ai fascisti, rompendo così mesi e mesi di fatto di connivenza. E questo è stato
È stato il principale risultato, e ne parleranno sui rispettivi quotidiani, quindi l'Ordine Nuovo e il Popolo d'Italia, Gramsci e Mussolini. Chiaramente Gramsci loderà Viterbo e Sarzana, cioè le popolazioni dirà sanno quello che non hanno da aspettarsi dai propri dirigenti, spetta a loro il compito della propria difesa. Dice, Viterbo e Sarzana hanno dato appunto l'esempio di ciò che bisogna fare. Chiaramente Mussolini parlerà dello stesso argomento con toni evidentemente diversi e dirà insomma che i fatti di Viterbo, associandomi sempre a quelli di Grosseto, di Roccastrada e di Treviso, dimostravano insomma erano uno sboccologico di una crisi insomma che attraversa da diverso tempo la nostra, dirà da par suo, la nostra organizzazione. I fatti di Viterbo con quelli del luglio del 21, sotto la guida degli Arditi del Popolo, dimostravano chiaramente con l'iniziativa popolare dal basso, al di là dei partiti, i fascisti potevano essere sconfitti. Grazie. Bene, grazie mille Silvio, grazie per essere stato perfettamente nei tempi e direi che così, senza indugio, hai parlato appunto di Sarzana, andiamo subito a parlare e a sentire parlare dei fatti di Sarzana, quindi ci spostiamo Dato in l'assist. Toscana. Esatto, mi hai dato l'assist, ci spostiamo quindi in Toscana. E darei la parola ad Andrea Ventura, come vi dicevo prima, è direttore dell'Istituto Storico della Resistenza di Lucca e anche assegnista di ricerca presso l'Università di Pisa. Andrea ha studiato moltissimo il biennio 19-20, il suo ultimo libro è infatti uscito adesso con Biella, o in uscita forse, sul diciannovismo fascista, e ci racconta un po' di più, diciamo, ci descriverà un po' meglio e ci interpreterà. Quello che è successo a Sarzana il 21 luglio 1921. Quindi Andrea, a te la parola. Sì, grazie Ilaria e grazie sia all'Istituto Parri che Zapruder Storia e Movimento che è il Centro Studi Movimenti di Parma. Per me, insomma, è un grande piacere partecipare a questa iniziativa e mi sento sostanzialmente un po' a casa. Io parlerò degli eventi di Sarzana del 21 luglio del 1921 e degli Arditi del Popolo che sono stati protagonisti di questi avvenimenti che sono rilevanti sia per la storia della fascia Toscano-Ligure, della fascia tirrenica Toscano-Ligure, sia per quanto riguarda la storia politica e sociale del Regno d'Italia del 1921, perché la storia dell'antifascismo, dello squadrismo e del fascismo passa anche per quello che avviene a Sarzana il 21 luglio del 1921, come ha ricordato anche poco fa Silvio Antonini. Allora, per quanto riguarda il contesto, i fatti di Sarzana in sostanza chiudono un ciclo di insurrezioni antifasciste nei territori liguri toscani, nella fascia costiera. È un ciclo molto composito per cause scatenanti, per tipologie di violenze, per il ruolo svolto anche dalle forze dell'ordine e dagli antifascisti, anche dalle amministrazioni comunali di questi territori, dalle leghe operaie e dalle organizzazioni appunto dei lavoratori in genere. Non mancheranno azioni antifasciste, anche armate, e anche degli arditi del popolo in questi territori successivamente, nei mesi seguenti del 1921 e nel 1922. Ma non si verificherà per intensità, frequenza, partecipazione, violenza esercitata e violenza esercitata, niente di simile a ciò che accade tra il 27 febbraio e il 21 luglio del 1921. Allora, lo squadrismo sostanzialmente nell'Italia mediana e anche tra la Liguria e la Toscana, l'avvio dell'ascesa di massa dello squadrismo deve essere collocata nell'inverno compreso tra il 1920 e il 1921.
Lo squadrismo nella costa ligure toscana esprime certamente un odio di classe, è composto da studenti, da professionisti, da ceti medi urbani, è un fenomeno sostanzialmente cittadino, ma non mancano nemmeno marchesi decaduti e finanziamenti di agrari ed industriali. Certamente lo squadrismo è la parte identitaria, costitutiva dell'ideologia fascista, un'ideologia che si fonda anche sull'ipernazionalismo, sull'imperialismo, sul collaborazionismo di classe tra operai ed industriali, collaborazionismo di classe che è completamente avulso dal contesto concreto dei luoghi di lavoro, e dalla sostanzialmente nazionalizzazione passiva delle masse. Masse che sono molto organizzate nelle sinistre e che devono quindi essere desocialistizzate, secondo la visione di Mussolini e del fascismo. Lo squadrismo, lo sappiamo, colpisce le case del popolo, colpisce le leghe operai e militanti operai prima delle sinistre, poi successivamente colpirà anche le espressioni del sindacalismo cattolico, delle leghe bianche. È una violenza che più che colpire il sovversivismo, almeno nell'Italia mediana, ma potremmo per certi versi allargare questa considerazione al resto d'Italia, distrugge il patrimonio democratico del movimento operaio. Per quanto riguarda la storia della Toscana, è emblematico il primo morto per mano squadrista, su cui c'è stata un'importante iniziativa organizzata dall'Istituto Storico della Resistenza Toscana con Roberto Bianchi e Matteo Baragli, perché il primo morto per mano squadrista in Toscana è Giovanni Sitrialli, che è un contadino del Mugello di 72 anni, che stava partecipando all'occupazione dei fondi organizzata dalle Leghe Bianche contro l'agraria toscana, viene ucciso proprio dagli squadristi comandati da Francesco Giunta, che giungono in un paese del Mugello con una vera e propria spedizione violenta. Quindi una violenza che proviene dalla città e avvolge completamente la conflittualità sociale espressa dalla campagna, la conflittualità in questo caso delle leghe bianche. Le elezioni amministrative che si tengono appunto nell'autunno del 1920 sono il primo passo della crescita dell'avanzata squadrista, che è certamente favorita dalla riorganizzazione di quei settori sociali e politici che erano stati danneggiati o si percepivano danneggiati dal protagonismo sociale dei mesi e degli anni precedenti. Quindi da quel momento, dall'autunno e dall'inverno compreso, tra il 20 e il 21, è un crescendo. Per quanto riguarda la Toscana, c'è una tappa importante proprio a Lucca, il 14 dicembre 1920, quando vengono uccisi due passanti, in sostanza, durante un comizio socialista organizzato contro l'abolizione del calmiere sui prezzi che era portata avanti in quel momento dal governo Giolitti. Appunto, dal dicembre del 1920, ferimenti, scontri, assalti ai circoli, ai giornali operai e socialisti. Poi, come è noto, il 27 febbraio a Firenze la situazione precipita. Una bomba viene lanciata su un corteo patriottico e muoiono un carabiniere e uno studente. I fascisti subito dopo uccidono Spartaco Lavagnini, ferroviere, sindacalista e tra fondatori del Partito Comunista d'Italia. Da lì prendono avvio gli incidenti a Firenze, a Scandicci, a Ponte Ema, a Bagno Aripoli, a Castelfiorentino, a Certaldo, a San Miniato, a Santa Croce sull'Arno e poi infine, il primo marzo del 1921, i celebri fatti di Empoli. Quindi tra il marzo e luglio del 1921, con il picco registrato durante la campagna elettorale di maggio, c'è veramente un'esplosione delle azioni squadriste nelle province toscane. La Liguria sostanzialmente segue tempistiche molto simili a quelle toscane, anche se con un'intensità e una diffusione minore rispetto a questa regione. Anche qui, infatti, la crescita dello squadrismo fascista deve essere individuata a partire dalle amministrative del 1920. Alla Spezia, appunto, che è a pochi chilometri da Sarzana, subito dopo le elezioni ci sono delle violenze fasciste e delle risposte armate da parte degli antifascisti locali.
poi il crescendo c'è prima a febbraio, anche qua in risposta agli eventi fiorentini, il 27 c'è l'assalto alla Camera del Lavoro di La Spezia, appena giungono proprio i primi resoconti di quello che stava avvenendo a Firenze. Il 28 invece sono il giorno dopo sono i carabinieri a uccidere un operaio anarchico, Adolfo Olivieri. Le relazioni di polizia parlano di una legittima difesa, le testimonianze operai invece di un'aggressione contro un operaio che era percepito sovversivo e pericoloso. Poi il cambio di passo, come per quanto riguarda la Toscana, avviene appunto dopo aver siglato il patto elettorale tra i liberali e i fascisti all'interno dei blocchi nazionali per le elezioni del maggio 1921. Quindi l'apice proprio della violenza viene aiutato da questo trampolino di lancio rappresentato da questa alleanza politica e elettorale. Questa è una cornice indispensabile per inquadrare i fatti di Sarzana e gli Arditi del Popolo protagonisti. Nella Lunigiana storica e a Sarzana, ancora nel giugno del 1921, i fascisti hanno difficoltà di organizzazione e anche di organizzazione armata. La prima vittima per mano squadrista a Sarzana è del 12 giugno del 1921, lo stesso giorno appunto dell'assalto al circolo dei ferrovieri della vicina Pontremoli, capoluogo in qualche modo della Lunigiana storica. Poi nei primi di luglio le incursioni squadriste dei carraresi guidati da Renato Ricci e da parte appunto degli spezzini si intensificano anche sulla Lunigiana e su Sarzana. E in questo contesto il 15 di luglio viene ucciso un fascista sulle colline di Carrara, si tratta di Pietro Procuranti, e secondo la polizia sono stati appunto gli Arditi del Popolo. Il 17 luglio Renato Ricci organizza una spedizione in grande stile. I fascisti uccidono 4 operai nei paesini dell'Alta Lunigiana e Ricci viene arrestato e imprigionato a Sarzana. Da qui dobbiamo prendere le mosse per parlare del 21 luglio 1921. All'alba di quel giorno circa 500-600 squadristi, le testimonianze e le fonti sono contraddittorie a riguardo, arrivano appunto 500-600 squadristi da tutta la Toscana su Sarzana per liberare Renato Ricci e per dare una lezione a quella città ancora appunto impermeabile al fascismo, dove il movimento operaio, dove la giunta socialista stava ancora tenendo in quella difficile estate. A guidarli sono 2 squadristi fiorentini, il fiorfiore dello squadrismo fiorentino potremmo dire, Amerigo Dumini, futuro uccisore di Matteotti, e Umberto Banchelli. Al vertice dunque sempre lo squadrismo del capoluogo toscano che arriva anche appunto nelle province limitrofe delle regioni confinanti. In difesa di Sarzana accorrono Arditi del Popolo antifascisti da tutta la fascia costiera che va dalla Spezia a Carrara e anche la Versilia, con un ruolo di primo piano degli Arditi del Popolo di Carrara e di Montignoso. Gli antifascisti del piccolo comune, compreso tra il Mare del Cinquale e la vetta incappucciata del Monte Carchio, a confine con Massa. I fascisti giunti a Sarzana per liberare Ricci sono respinti alla stazione, però in modo molto inaspettato, visto il contesto del periodo, da un piccolo gruppo di carabinieri e di soldati che sono comandati da Guido Jürgens, un capitano di carabinieri, che rispondono ad un primo sparo sui fascisti e appunto aprono il fuoco sugli squadristi. In questo conflitto a fuoco, veramente atipico, per l'estate del 1921 muoiono 6 fascisti da una parte e un caporale di fanteria dell'esercito dall'altra. Altri 5 fascisti poi perdono la vita dopo essersi sbandati in giro per Sarzana, fuggendo per Sarzana e per le campagne circostanti. È qui che entrano in gioco gli Arditi del Popolo e anche semplici cittadini in armi coordinati dal Comitato di Difesa Proletaria che si sono organizzati per difendere la città perché attendevano appunto l'arrivo degli squadristi. Gli antifascisti esprimono una violenza organizzata, ma anche di tipo reattivo e istintuale. Una violenza politica, ma anche una violenza sociale.
gli antifascisti sono molto radicati. E un altro squadrista perde la vita tornando in treno verso Carrara, all'altezza di Luni, in uno scontro a fuoco con gli arditi del popolo che erano appostati lungo la scarpata ferroviaria. Gli squadristi in fuga si trovano dunque di fronte a una guerriglia organizzata, però anche un'insurrezione popolare. Fucili, pistole, olio bollente dalle finestre. La fenomenologia della violenza si esprime nei capitoli della fuga fascista dopo lo scontro alla stazione con il volto dell'azione di folla. In altri episodi, invece, si presenta con caratteri istituzionalizzati questa violenza antifascista. Mi riferisco soprattutto all'uccisione dei due giovani fascisti spezzini, Amedeo Maiani e Augusto Bisagno, che sono stati arrestati, processati, torturati e uccisi il giorno precedente alla spedizione fascista. Poi la notizia arriverà molte ore dopo, quindi le violenze non sono organizzate per questo, ma soprattutto per liberare Renato Ricci e giungere a Sarzana, appunto percepita come la città rossa. Questi due ragazzi giovanissimi, avevano tra i 15 e i 17 anni, stavano perlustrando il territorio per portare notizie ai fascisti spezzini che appunto stavano organizzando in collegamento con i toscani la violenza del 21 luglio del 1921. L'eliminazione di Maiani e Bisagno spezza l'unità antifascista, ci saranno accuse reciproche prima e dopo il processo, strascichi politici e personali che dureranno decenni. Dopo gli eventi del 21 luglio, Sarzana subirà la rappresaglia prima delle forze dell'ordine e poi dei fascisti. Nel frattempo, a macchia di leopardo, in tutta la Toscana e anche in Liguria, i fascisti organizzano violenze sempre più diffuse, più capillari, contro le sinistre in nome dei martiri di Sarzana. In quel contesto arriva il patto di pacificazione del 3 agosto del 1921. Gli arditi del popolo, anche appunto in Toscana e anche quelli che avevano partecipato al 21 luglio del 1921, subiscono delle ondate repressive particolarmente efficaci. I fascisti invece incrementano le violenze e non vengono sostanzialmente perseguiti per questo dalle forze dell'ordine. In sintesi, dopo Sarzana è caratterizzato dagli arresti, dalle azioni squadriste e per il territorio dalla fine dell'esperimento dell'antifascismo armato. Le destre, i liberali, i fascisti usano gli episodi più macabri di queste violenze del 21 luglio del 1921 contro i fascisti per condannare tutte le sinistre, tutto il socialismo, tutto il movimento operaio. Sarzana verrà raffigurata come la città dei barbari sanguinari che non ha avuto pietà contro i fascisti e per questo poi, dopo l'avvento del fascismo, verrà punita dal regime, perché verrà spogliata da ogni funzione sostanzialmente sia di tipo amministrativo che giuridico. La peculiarità di questa giornata del 21 luglio del 1921 è costituita non tanto dall'organizzazione antifascista di per sé, presente anche in molti contesti, come stiamo vedendo nel corso di questo convegno, ma dagli spari ordinati da un carabiniere, da Guido Jürgens, che è un fatto veramente quasi unico. Conosco soltanto Modena, quando il 26 settembre del 1921 le guardie regie sparano su un corteo di squadristi. Quindi la domanda è: per quale motivo le forze dell'ordine si muovono alla stazione di Sarzana? Perché non facilitano gli squadristi come negli altri contesti? Sostanzialmente questo avviene per tre motivi. Perché i fatti di Sarzana avvengono nel momento dell'insediamento del governo Bonomi, che è nato per pacificare. Il presidente del Consiglio vuol dimostrare di saper frenare l'illegalismo fascista. E questo clima politico viene percepito e compreso dal carabiniere Guido Jürgens, un uomo sostanzialmente delle istituzioni che non è politicizzato come moltissimi suoi colleghi in senso antioperaio e antisocialista, come era già avvenuto non soltanto nel 21, ma anche durante la Grande Guerra e negli anni precedenti, e vuole impedire che avvengano delle violenze in città, per questo va incontro agli squadristi.
Jürgens avrebbe voluto evitare gli scontri in città, far rispettare la legalità in questa cornice politica mentre si sta per insediare Bonomi. Questo è il primo motivo. Il secondo è l'opera dell'amministrazione socialista di Terzi, molto veramente attiva in quelle ore. Va da Jürgens, manda dei delegati dal prefetto, manda dei delegati da Bonomi per impedire la spedizione squadrista. Ok? Quindi il terzo motivo è il dinamismo dell'antifascismo e degli arditi del popolo anche nella Toscana nord-occidentale. Io ho studiato in particolare gli arditi del popolo appunto della provincia di La Spezia e di Massa Carrara che sono coinvolti nei fatti di Sarzana. Ho ricostruito un centinaio di biografie di questi antifascisti. Nascono proprio nelle settimane, nelle ore precedenti al 21 luglio, le sezioni degli arditi del popolo. L'età media di questi uomini, perché si tratta di uomini, non ci sono donne ardite del popolo in questa zona, sono di 26 anni. Anche se ci sono casi di quindicenni che partecipano all'organizzazione antifascista, l'età media è questa. Meno di una decina sono stati volontari durante la Grande Guerra e quindi appartengono anche ai ceti medi. Sono loro che danno l'impulso all'organizzazione e che fanno pesare l'esperienza militare accumulata. Quindi, per rispondere alla domanda, alla sollecitazione di Eros Francescangeli del primo intervento, la storia di questi arditi del popolo è certamente connessa a quella degli arditi. Il legame c'è sostanzialmente perché sono loro spesso a prendere l'iniziativa a costituire le prime sezioni. Però la base dell'organizzazione è una base operaia, è una base artigiana. Una base formata anche da braccianti, da camerieri, da marittime, da disoccupati, da ferroviari. Ha delle caratteristiche sociali molto, molto precise. Quindi, da una parte sì, Cordova, per riprendere Francescangeli, ma anche molto Rochat, direi. Dobbiamo tenere presente questa atipica contaminazione e anche i numeri degli arditi del popolo. E sulla costa, Tirreno, Ligure e Toscana, lo ripeto, i numeri sono nettamente sbilanciati. Sugli operai, sugli artigiani, sul movimento operaio organizzato, sono loro la base degli arditi del popolo. Gli ex arditi ci sono, danno l'avvio, ma sono pochi. In molti arditi hanno precedenti penali e sostanzialmente per reati contro la proprietà. Politicamente esprimono tutte le culture politiche del territorio, ci sono quindi anarchici, socialisti, comunisti e anche repubblicani. A Sarzana la spinta all'organizzazione degli arditi del popolo viene da Silvio Delfini e da Papirio Isopo, che sono appunto due ex volontari che hanno partecipato al primo conflitto mondiale e appartengono ai ceti medi entrambi, sono due benestanti. Poi il grosso appunto invece è fatto dagli artigiani a Sarzana. Quando Delfini verrà processato per i fatti di Sarzana, il giudice gli chiederà il colore politico dell'organizzazione antifascista e lui risponderà: nessun colore. Nell'organizzazione vi erano anche, oltre che repubblicani e socialisti, quanti non appartenenti ad alcun partito intendevano difendere Sarzana dai fascisti. Secondo invece la sottoprefettura di La Spezia, per quanto riguarda quella sezione, gli arditi del popolo di questo borgo sono organizzati dagli anarchici e dai comunisti. Il direttorio viene eletto nelle persone di Eugenio Del Magro, un ferroviere, e da Sirio Giudici, ex tenente degli arditi. Quindi anche in questo caso movimento operaio organizzato ed ex arditi insieme. La stampa operaia di Genova riportava insomma anche i successi degli arditi del popolo spezzini. Del Magro è un personaggio particolarmente importante. Eugenio è un ferroviere originario di Viareggio, prima è socialista, poi aderisce appunto al Partito Comunista d'Italia. Condannato e incarcerato per associazione a delinquere in quanto ardito del popolo, dopo l'avvento e il consolidamento del fascismo, decide di emigrare in Francia nel 1925, dove continua ad impegnarsi per il partito e per il sindacato. Va a Parigi, ma i fuoriusciti antifascisti, gli arditi del popolo toscano-liguri, seguono soprattutto le reti dell'emigrazione preesistenti e formano una vera e propria comunità solidale, in particolar modo in due città, a Nizza e a Marsiglia. Del Magro, appunto, subisce la repressione anche in questi territori francesi, viene espulso nell'ottobre del 1927 per attività sovversiva, allora emigra in Belgio, in Svizzera e poi in Germania.
Il Partito Comunista lo manda a Mosca per lavorare negli uffici dell'Internazionale Sindacale. Viene arrestato nel 1938 per attività spionistica controrivoluzionaria da parte della polizia staliniana. Viene condannato a 8 anni di lavori forzati e muore in un gulag nel maggio del 1941. A Carrara invece sono soprattutto i cavatori, i protagonisti degli Arditi del Popolo. Umberto Pedruzzi è uno di questi che organizza delle rapine a mano armate alla fabbrica, scusate, alla cava Fabbricotti a Carrara, dove appunto prende i fucili dei guardiani delle cave, prende la dinamite proprio nella notte precedente al 21 luglio per portare le armi a Sarzana. È una componente molto operaia anche a Montignoso, paese tradizionalmente anarchico e in mano a un'amministrazione socialista. Si organizzano arditi del popolo molto giovani, soprattutto di due piccole frazioni, le frazioni di Piano e Cerreto. La spinta a formare un'organizzazione armata antifascista, e mi avvio alla conclusione, viene dall'operaio Balilla Grillotti, futuro gappista che verrà fucilato dalle Brigate Nere a Genova nel luglio del 1944 e sarà uno degli autori delle struggenti lettere dei condannati a morte della Resistenza pubblicato da Einaudi. Le informative riguardo alla sezione di Montignoso parlano di una cinquantina di aderenti che si riuniscono clandestinamente e hanno la peculiarità di riuscire a organizzare altre violenze antifasciste fino all'estate del 1922, spostandosi continuamente tra le frazioni montane dell'Apuane, sottraendosi in questo modo alla repressione dello Stato. Il mio intervento non può che concludersi però con un piccolissimo e rapido accenno alla biografia di Giuseppe Raffaelli, perché è lui a scrivere il testo dei Figli dell'Officina e poi a farsi sistemare la metrica di questa canzone dal socialista che studia filosofia del paese, socialista importante poi per la storia dell'antifascismo versiliese, che è Giuseppe Delfreu. Questa canzone celebre, Figli dell'Officina, che verrà modificata soprattutto negli anni 70, ma poi anche successivamente, giungerà fino a noi, fino ai concerti dei Modena, fino ai concerti della banda Bassotti, è scritta a Montignoso, è scritta dagli Arditi del Popolo, appunto Giuseppe Raffaelli e Giuseppe Delfreu. Questa canzone è proprio il simbolo dell'apporto anche culturale dell'esperienza del movimento operaio e dell'anarchismo all'interno dell'esperienza degli Arditi del Popolo. Raffaelli e i suoi versi vengono da questo piccolo paese dell'Apuane e rispecchiano proprio queste istanze operaie e anarchiche. Raffaelli è proprio anarchico, è lui che organizza insieme a Balilla Grillotti gli antifascisti. E organizza anche le azioni armate contro lo squadrismo. Dopo numerose condanne per oltraggio al pudore, schiamazzi notturni, disturbo della quiete pubblica, porto di abusivo di armi, minacce, associazione a delinquere, perché appunto era protagonista degli Arditi del Popolo, nel 23 anche lui emigra a Nizza. Nel 27 viene arrestato perché in possesso di una pistola non denunciata in Francia, poi si sposta ad Antibes, dove insieme all'ex segretario degli Arditi del Popolo, Alberto Meschi, emerge come un attivo propagandista sovversivo. Partecipa alla guerra civile spagnola e rimane anche ferito a Guadalajara. Rientra in Francia e nel 1943 è arrestato a Mentone. Spedito poi successivamente in Italia, riuscirà a ottenere la libertà dopo il 25 luglio del 1943. Lo ritroveremo a Montignoso proprio a cercare di smuovere i giovani dopo l'8 settembre per non rispondere ai bandi della Repubblica Sociale Italiana, per continuare un nuovo tipo di antifascismo armato che ha certamente degli elementi di continuità con il vecchio antifascismo, ma che in realtà poi nella Resistenza esprimerà qualcosa di radicalmente diverso perché il contesto ovviamente è completamente stravolto dalla Seconda Guerra Mondiale, dall'occupazione tedesca e dalla Repubblica Sociale Italiana. Vi ringrazio. Grazie, grazie Andrea, anche per questo approfondimento su Figli dell'Officina, che a me particolarmente, per me è una canzone che mi è molto cara. E, interessante questa
questione della composizione degli arditi del popolo e della presenza degli arditi di guerra tra gli arditi del popolo, che insomma, diciamo, ci riporta al prossimo intervento, che è quello di Paolo Cavassini, vi dicevo, ricercatore indipendente di Ravenna, che ha studiato in particolare il primo dopoguerra e la questione fiumana, e che stasera invece ci parlerà proprio dell'esperienza degli arditi del popolo di Lugo, di Ravenna, e dei tenenti Alberto Acquacalda e Rodolfo Salvagiani, che erano appunto arditi di guerra. E quindi gli darei subito la parola. A te, Paolo. Devi aprire il microfono, Paolo. Sì, giusto, grazie. Ringrazio, ti ringrazio molto, Ilaria, ringrazio gli organizzatori per questa opportunità appunto, che mi viene offerta di cercare di approfondire un caso che è quello degli arditi del popolo di Ravenna, caso che in tutta la bibliografia, dal primo studio di Fuschini fino ai libri di Rossi, Francescangeli, Balsamini, vive soprattutto per la presenza di un testimone d'eccellenza per quanto riguarda questa continuità tra l'arditismo di guerra e l'arditismo popolare, che è quello, è il caso del tenente Alberto Acquacalda. In realtà, il nostro lavoro fatto assieme ad Andrea Bavaravelli si intitola Tenenti Rossi, allargando un po' la visuale anche a un altro organizzatore degli arditi del popolo ravennati, che è Rodolfo Salvagiani. Rodolfo Salvagiani, che diventerà un importantissimo cooperatore e poi un senatore del Partito Comunista, esordisce sulla scena della resistenza, dei movimenti appunto di azione diretta antifascista negli arditi del popolo. Per quello che riguarda la suggestione, alla quale si rifaceva anche prima Ventura nella sua bella relazione, la suggestione lanciata da Francescangeli nella prima sessione, vale a dire quale parte dell'arditismo, quale parte del mito dell'arditismo sopravviva in qualche modo nell'arditismo del popolo, il caso romagnolo penso che sia particolarmente interessante, nel senso che al netto di un conflitto storico fra le due culture democratiche del nostro territorio, vale a dire quella repubblicana e quella socialista, in una frattura, in una vera e propria faglia che si approfondisce ulteriormente con le vicende dell'entrata in guerra, quindi attraverso i temi del neutralismo, dell'interventismo e del neutralismo, e addirittura con l'impresa di Fiume viene a esacerbarsi in filo fiumani. Di solito i repubblicani, anche se l'atteggiamento dei repubblicani nei confronti dell'impresa di Fiume non è così omogeneo come il caso romagnolo vorrebbe farebbe sembrare, e da una parte ovviamente le forze socialiste e popolari. Bene, il mito dell'arditismo in Romagna è soprattutto capitalizzato dal punto di vista simbolico dai repubblicani, quindi non tanto dalle forze proletarie che si rifanno al socialismo massimalista, all'anarchismo o al comunismo. Perché? Perché fondamentalmente si va ad aggregare a quel complesso di miti, narrazioni sia dal punto di vista simbolico che dal punto di vista di una storia di lungo periodo che si rifà per i repubblicani al Risorgimento. Quindi l'arditismo dei repubblicani è fondamentalmente una prosecuzione del volontariato garibaldino nella nuova situazione di pericolo nazionale che appunto si ha dopo Caporetto. È da questo punto di vista, a proposito di miti positivi e miti negativi, un particolare importante è quello, è da citare come sia gli articoli che appaiono sui periodici repubblicani romagnoli, sia i memoriali degli arditi romagnoli, in particolar modo forlivesi, mettono chiaramente in evidenza la totale assenza di qualsiasi suprefettazione, di qualsiasi racconto bellicista, superomista, futurista.
L'arditismo, secondo gli arditi di Romagna, è di fatto una prosecuzione, come dicevo prima, dell'impegno risorgimentale. Ora, è chiaro che questa precisazione serve per, in qualche modo per comprendere come, essendo fra di loro separati e divisi in modo spesso anche violento, spesso anche frontale, le culture di provenienza repubblicana e socialista, appunto quella faglia interventismo neutralismo di cui parlavo prima, in qualche modo non disarma nel 1920, già sotto l'assalto del fascismo ci saranno diverse cambi di posizionamento, e vi dicevo in qualche modo è interessante appunto per poter ricostruire quanto questa cultura ci sia negli arditi del popolo oppure quanto non ci sia. Bene, nel caso degli arditi del popolo ravennati, circa una trentina sono stati, di cui circa una trentina sono stati biografati, per la precisione 29, 27 nel prezioso elenco di Francescandi, di cui si aggiungono altri due elementi che abbiamo, la cui parabola è stata ricostruita sulla base di documenti locali e di articoli dei periodici locali, questi 30 personaggi, che potrebbero essere attorno ai 50, arrivando agli arditi nella migliore delle ipotesi, arrivando fino agli arditi del popolo di Sant'Alberto, arrivando quindi ad allargare la visuale in qualche modo, hanno ben tre ex ufficiali di guerra, vale a dire Alberto Acquacalda, che è stato un ufficiale delle forze degli arditi, vale a dire dei reparti d'assalto, in particolar modo è stato un ufficiale del decimo reparto d'assalto, che è stato decorato di ben due medaglie d'argento e che proviene da una famiglia, fondamentalmente di cultura repubblicana. Il fratello è stato addirittura volontario in guerra nel 1900, è partito come volontario nel 1915, ancorché abbia avuto una carriera militare decisamente meno brillante di quella di Alberto, accumulerà qualcosa come 6 anni di carcere militare per insubordinazione, e farà parte appunto degli aderenti assieme al fratello degli arditi del popolo. Lo stesso, quindi, direi un ardito proveniente dalla cultura interventista repubblicana, che addirittura al suo ritorno alla fine del 1918 a Ravenna viene salutato dal sindaco repubblicano Fortunato Buzzi come l'eroe di Ravenna. Una circostanza che verrà messa dopo la sua morte e dopo i suoi funerali, lui morirà completamente insalutato dalle associazioni combattentistiche di orientamento, tra virgolette, nazionale, come l'ANMIG, l'Associazione dei Mutilati Invalidi di Guerra, e l'ANC, l'Associazione dei Combattenti, nonché dal Partito Repubblicano, un'evenienza quindi quella dell'assenza del combattentismo ufficiale, che verrà segnalata all'indomani della sua morte dai socialisti particolarmente. L'altro personaggio, agli altri due ufficiali, ex ufficiali, sono due personaggi di fatto di spicco del Partito Comunista d'Italia, rispettivamente il segretario della sezione mezzanese, che è quel tenente Rodolfo Salvagiani, ex tenente Rodolfo Salvagiani, il quale è stato a sua volta un ufficiale dei reparti d'assalto, in particolar modo di quelle arditi che venivano inquadrate nei bersaglieri, le cosiddette fiamme cremisi, ed era stato prigioniero di guerra in Ungheria, aveva trascorso gli ultimi mesi di conflitto come prigioniero di guerra, decorato di medaglia di bronzo, e il segretario della sezione di Alfonsine del Partito Comunista, Eumeo Costa, anch'egli ex tenente dei bersaglieri. Quindi una componente in qualche modo di ex militari e di ex ufficiali piuttosto significativa. E come diceva, come nella relazione, come messa in evidenza Ventura nella relazione che mi ha preceduto, direi che l'arditismo, quindi, visto e considerato che in qualche modo le mitologie dell'arditismo sono comunque state, sono legate a doppio filo
con quell'ideologia interventista o post-interventista di cui sono i repubblicani ad essere gli interpreti in Romagna, viene in qualche modo privato dei suoi caratteri simbolici e di questo mito positivo quando agisce appunto nei territori dell'arditismo popolare, diventando però, e questo è importante, un importante elemento dal punto di vista tecnico-militare. Quindi i nostri ex ufficiali arditi sono i capi squadra, direi per scelte, per scelta, ma anche per elezione, destinati all'addestramento militare appunto dei nuclei del, degli arditi del popolo. E quindi a fronte di questo elemento tecnico-militare degli ex ufficiali c'è una base che è socialmente omogenea, che esprime il proletariato delle campagne soprattutto, ma devo dire anche i mestieri come appunto falegname, cementista, i mestieri soprattutto legati all'edilizia e al piccolissimo commercio. C'è soltanto un ragioniere che è appunto Rodolfo Salvagiani, il quale per inciso è segretario della sezione comunista di Mezzano, appunto ex ufficiale decorato, ed è anche impiegato della Federazione delle Cooperative Socialista in quanto responsabile tecnico dell'ufficio della cooperativa Braccianti di Mezzano. Quindi vediamo tante, in poche parole, una situazione di un reduce che diventa uno dei primi comunisti della provincia, ma che di fatto è un esponente tecnico della Federazione delle Cooperative Baldiniane, che rappresenta il monumento economico, ma non solo, a quel socialismo riformista che appunto a Ravenna trova nelle cooperative il suo momento più alto di espressione, appunto da diversi punti di vista. Dicevo, quindi queste figure sono figure alle quali la memoria dell'arditismo del popolo ravennate è estremamente legata, particolarmente a quella di Alberto Acquacalda, perché Acquacalda muore in uno scontro con i fascisti e muore diventando il primo protomartire importante di una certa importanza comunista. Perché? Perché è biografato dai primi giorni di luglio, dal 5 luglio del 1921, come comunista. Ora, come avremo modo forse di vedere, spero di farcelo in questi 20 minuti, l'attribuzione al Partito Comunista di Acquacalda sarà oggetto, in presa diretta, ma anche successivamente, di diverse critiche, soprattutto da socialisti da un lato e anarchici da un altro, e che cercano di sottolineare il fatto che Acquacalda fu tutto sommato fosse un uomo senza partito, quindi non fosse ascrivibile a quella fisionomia politica prevalentemente comunista che è quella che abbiamo a Ravenna, fermo restando che per quanto riguarda le attribuzioni politiche spesso i documenti di polizia vanno presi cum grano salis. Di sicuro a Ravenna, in quei circa 30 arditi del popolo che troviamo, la cui età media si aggira sui 22 anni, fra i 22 e i 23 anni, la componente comunista è quella assolutamente prevalente, dato anche piuttosto singolare considerando il forte radicamento storico, ad esempio, del movimento libertario nel Ravennate, pressoché assenti, se non con un... ma qui il conflitto fra repubblicani e socialisti e comunisti fa sicuramente agio, è pressoché assenti i repubblicani, se non nella figura di Ennio Cervellati, del quindicenne Ennio Cervellati, il quale però diventerà un famoso politico e partigiano comunista, sarà il vice commissario politico della 28ª Brigata Garibaldi Mario Gordini, e poi anche lui avrà una carriera di parlamentare e di senatore nel Partito Comunista. Pochi, è vero, all'epoca persino anarchici che saranno delle figure di spicco dell'anarchismo a livello nazionale e internazionale, come Ludovico Rossi, risultano iscritti al Partito Comunista d'Italia. Quindi un'omogeneità sociale che di fatto è anche un'omogeneità relativa dal punto di vista, anzi un'omogeneità direi abbastanza spiccata dal punto di vista politico. Di legionari fiumani nemmeno l'ombra,
inevitabilmente, visto che gli ex legionari di Fiume e Ravenna costituiscono l'ossatura del fascio, l'ossatura delle squadre d'azione del fascio che viene costituito soltanto nel 1900, agli inizi del 1921, del fascio ravennate. E vi dicevo, nessun repubblicano, ma qui gioca un ruolo importante il fatto che le squadre, i repubblicani abbiano le loro squadre di autodifesa, che sono appunto le avanguardie repubblicane che vestono la camicia rossa, in chiaro riferimento garibaldino, che nella migliore delle ipotesi, come succederà il 26 di luglio del 1922, quando Balbo darà l'assalto, quando le squadre di Balbo daranno l'assalto alla città, nella migliore delle ipotesi aderiscono all'alleanza operaia e combattono insieme ad anarchici comunisti, nella peggiore delle ipotesi si scontrano appunto con le forze, con le organizzazioni proletarie della sinistra democratica. E la posizione degli avanguardisti repubblicani in Romagna per quello che riguarda la collaborazione con gli arditi del popolo è resa abbastanza chiara in un corsivo del pensiero romagnolo dell'estate del 1921, in cui Cilio Missiroli sottolinea come alle bande fasciste si oppongano le bande proletarie, quindi i mazziniani devono mantenersi in un'ottica di equidistanza. Ottica di equidistanza che però dal punto di vista degli episodi, e non a caso ho citato il 26, i fatti del Borgo San Biagio a Ravenna del 1922, in cui comunisti, anarchici e repubblicani combattono assieme contro fascisti e guardie regie. I fatti di Lugo di fatto sono quelli che possono determinare la definizione dell'arditismo popolare ravennate come una sorta di falsa partenza. Perché? Perché al di là del fatto che nel periodo da maggio fino a luglio abbiamo probabilmente il picco della violenza politica del 1921, naturalmente abbiamo il picco della violenza politica nel ravennate, soprattutto le zone coinvolte sono Massa Lombarda, sono Bagnacavallo, sono Fusignano, sono Casola Valsenni, Oriolo Bagni, in cui le carabinieri e guardie regie fungono da puri e semplici spettatori nei confronti degli attacchi degli squadristi alle organizzazioni operaie e alle loro sedi. In questo periodo nascono anche, direi quasi subito rispetto alla data di nascita a livello nazionale, nascono gli arditi del popolo ravennati. Una nota della prefettura di Ravenna degli inizi di agosto del 1921 mette in evidenza come quasi tutti i comunisti di Ravenna, naturalmente è un'iperbole confrontando i dati dell'elenco degli arditi del popolo con invece la consistenza delle sezioni comuniste nel ravennate, quasi tutti, dice appunto il prefetto di Ravenna, quasi tutti i comunisti ravennati aderiscono agli arditi del popolo. Ora, al di là appunto di un dato che sembra esagerato, di sicuro l'aspetto di questa nuova organizzazione, soprattutto della nuova possibilità che apre dal punto di vista operativo, dal punto di vista dell'azione diretta, dal punto di vista della traduzione delle metodiche della guerra di trincea nelle piazze e comunque in contesti diversi, funge sicuramente da elemento aggregante nei confronti di molti animosi antifascisti, i quali erano già di volta in volta coinvolti sia nelle guardie, sia nei ranghi delle guardie rosse, sia in quelle organizzazioni come i ciclisti rossi, che dal 1912 si metteranno anche in evidenza durante i giorni della Settimana Rossa, appunto popolano il nostro territorio, in cui quindi non sono gli arditi del popolo non sono la prima organizzazione proletaria. I fatti di Lugo sono fatti che, appunto, se noi consideriamo che Acquacalda è l'organizzatore, il militare, assieme a personaggi come possono essere dal punto di vista politico lo stesso Salvagiani, Manoni o il Costa ad Alfonsine, tutte zone nei comuni fra Sant'Alberto
Mezzano e Alfonsine, in cui se c'è un combattentismo che in qualche modo si collega con gli arditi del popolo è quello della Lega Proletaria, non è quello dell'associazione mutilati, dell'associazione combattenti, dicevi, i fatti di Lugo interrompono questo ciclo che pare nato in modo abbastanza tumultuoso, di fatto si appoggia su figure dal curriculum militare di tutto rispetto e devo dire anche da figure politiche che hanno una notevole strutturazione ideologica, anche se in senso comunista, quindi venendo a mancare quella polifonia dal punto di vista politico che caratterizzerà diverse organizzazioni di arditi del popolo, dicevo, interrompe questo ciclo. E come lo interrompe? Lo interrompe violentemente. Durante gli scontri che durano 3 giorni a Lugo, che fra fascisti e socialcomunisti, in cui muore un comunista, ne vengono feriti almeno 4, se non ricordo bene, 5 socialisti vengono feriti in modo grave, 2 fascisti vengono uccisi, gli arditi del popolo di Ravenna, sfidando in qualche modo il blocco del traffico che il sottoprefetto di Lugo, obbedendo alle direttive del RAS fascista lughese, anche di un ex ardito, il capitano Edgardo Nostini, aveva posto sul territorio, arrivano in macchina da Ravenna con funzione di osservatori, con la speranza di osservare in qualche modo, di riuscire ad organizzare delle reti fra il capoluogo di provincia e questi il centro romagnolo e Lugo, ma non solo, nel tentativo appunto di avere un primo ingaggio di tipo militare strutturato. La cosa si traduce con il fermo dell'automobile da parte dei fascisti, che sono padroni incontrastati l'11 di agosto della città, vengono riconosciuti come i comunisti gli occupanti dell'automobile, viene bastonato quasi a morte Salvagiani, è ferito alla testa, poi riuscirà a sopravvivere, ma farà qualcosa come 2 mesi di convalescenza, mentre il Manoni viene ferito, anche Morigi, l'altro ardito del popolo che accompagnava Acquacalda viene ucciso da 4-5 colpi d'armi da fuoco, in più pare anche da diverse pugnalate. È una mattanza nei confronti di questi, per certi versi può sembrare una spedizione improvvida, comunque fatta senza rete, per certi altri comunque il si sa che le notizie comunque circolavano ancora con una minore velocità di quanto non sia ora. Ebbene, per concludere, Acquacalda viene immediatamente, e qui gli articoli dell'Ordine Nuovo lo mettono in evidenza, viene immediatamente attribuito ad un martirologio comunista rispetto al quale la Romagna socialista eccepisce, soprattutto evidenziando il fatto che Acquacalda di fatto non era un uomo non iscritto a nessun partito. Il suo fascicolo però del casellario politico centrale sostiene una tesi diversa. La stessa tesi della non iscrizione di Acquacalda al Partito Comunista di fatto ritorna nel 1945 in un articolo del 26 agosto scritto da, fra virgolette, un ex compagno d'armi, probabilmente quell'anarchico Ludovico Rossi di cui abbiamo parlato, in cui viene confermato il fatto che quell'Alberto Acquacalda, che risulta essere un martire dei comunisti, di fatto era un senza partito, che senza partito, quindi possiamo ipotizzare molto più vicino al movimento anarchico libertario, un po' alla secondaria al netto di certe posizioni filo-dalmuziane, rispetto a quello che avviene, a quello che appunto era la vulgata corrente sulla sua adesione al Partito Comunista, che peraltro trova, nel fascicolo del casillario politico centrale, trova una sua conferma. Quindi la storia di una falsa partenza che si tradurrà di lì a poco. Il 12 settembre del 1921, quando i fascisti di Bologna e di Ferrara
si danno convegno a Lugo per entrare trionfalmente a Ravenna e per celebrare contemporaneamente il sesto centenario della morte di Dante e il secondo anniversario della marcia di Ronchi, arriveranno in città assolutamente indisturbati, ma non solo. Potranno distruggere a loro bell'agio sia la Camera Generale del Lavoro che il Circolo Aurora, senza avere nessun tipo di contrasto. Molto probabilmente nelle pieghe di questo tipo di mancata difesa c'è anche la crisi dell'arditismo del popolo innescata dalla morte di Acqua Calda. Grazie. Grazie mille Paolo, veramente molto, molto interessante il tuo intervento. E adesso concludiamo, come si dice di solito, last but not the least, con Alessandra Grasso, che è docente di storia e filosofia al Liceo Scientifico Grassi di Saronno e si è sempre occupata, ha sempre studiato antifascismo e resistenza e stasera ci parla di questa questione appunto complessa degli arditi del popolo in Sicilia. A te la parola Alessandra. Grazie Ilaria, buon pomeriggio a tutti. Volevo ringraziare gli organizzatori di questa iniziativa per l'invito. Sono molto onorata di intervenire su questo argomento che mi sta molto a cuore. Mi è capitato indirettamente di occuparmi di arditi appunto durante la mia tesi di dottorato di arditi del popolo, in particolare lavorando alle vicende del gruppo romano Giusti e Libertà. Notai che alcuni esponenti erano schedati nel casellario politico centrale, da alcuni esponenti tra cui Vincenzo Baldazzi, come del popolo, e da lì diciamo lessi qualche fascicolo e mi affascinai con la figura di Argo Secondari. Oggi però appunto sono qui per qui virtualmente per ricostruire la vicenda siciliana dell'organizzazione. Ed entrando nel merito del mio intervento, originariamente avevo intitolato la mia relazione Gli arditi del popolo in Sicilia, una questione controversa, un movimento frammentato tra est e ovest dell'isola. Per motivi di marketing un po' l'abbiamo cambiato, perché sarebbe stato abbastanza terribile ripetere arditi del popolo ad ogni relazione, e quindi diciamo abbiamo optato per l'altro titolo. Però la sostanza del mio intervento non cambierà. Ciò che mi preme sottolineare appunto, come dicevamo, è la contraddittorietà della vicenda, la sua frammentarietà, più esatto dire. Saranno tre direttive principali del mio intervento: la prima, quantità e composizione del gruppo, relazione delle sezioni con le culture egemoni sul territorio, relazione dei componenti della sezione degli arditi del popolo con la Grande Guerra e con le associazioni combattentistiche. Ci tengo a sottolineare una cosa, che quello che sto per presentare è per forza di cose un quadro indiziario, tutt'al più un'ipotesi di lavoro, anche a causa delle scarne fonti a disposizione. Tra l'altro mi sono giunte proprio ieri, diciamo, dall'Archivio Centrale dello Stato, sono in tutto 25, diciamo, documenti, 25 pagine di documentazione sugli arditi del popolo in Sicilia. Il primo storico che fa riferimento alla nascita dell'associazione dell'isola è Paolo Spriano, che accenna in realtà alla presenza nell'ottobre del 1921 a Catania di un numero, di una sezione costituita da 272 arditi. Come ampiamente documentato da Francesca Angeli, non è facile indicare nelle sette sezioni presenti nelle province di Palermo, Siracusa e Messina e Catania, cioè il numero esatto di iscritti, si girano intorno alle 600, diciamo, persone. E la vicenda che porta alla nascita dell'organizzazione nell'isola appare perfettamente in linea con il quadro nazionale. Anche qui gli arditi del popolo sembrano organizzarsi come reazione alla violenza squadrista, ma con significative differenze tra est e ovest dell'isola, come già accennavo. Importante però sottolineare che anche le squadre fasciste sembrano organizzarsi nell'isola soltanto a partire dalle elezioni del 21, e anche questo fenomeno sembra interessare prevalentemente la Sicilia orientale. Quindi possiamo fare questo parallelismo. Tornando alle sezioni degli arditi del popolo, facciamo un attimo una mappa di tali sezioni. Partiamo appunto dalla Sicilia occidentale,
locale, dove il movimento pare più effimero e meno organizzato. Partiamo dal capoluogo di provincia, da Palermo. Da Palermo è Fardella Simone, un simpatizzante anarchico, ex socialista, passato al Partito Comunista d'Italia dopo la scissione di Livorno, a proporre, diciamo, al comitato del partito di creare una sezione degli arditi. La riunione, cioè la discussione intorno a alla vicenda, diciamo, alla possibilità di costituire la sezione degli arditi, dura un paio di riunioni. Poi in realtà Filippo Greco, praticamente, che è il segretario del Partito Comunista d'Italia di Palermo, da non confondere con Grieco, è praticamente fedele alla posizione bordigana e quindi dice: non aderiamo né sabotiamo all'associazione degli arditi, anche se in realtà lui preme per la costituzione di squadre di azione comuniste. E qualcuno prende la parola, adesso non mi ricordo esattamente chi, dicendo: ma è il caso che diciamo ci inseriamo all'interno, ci infiltriamo all'interno degli arditi del popolo e cerchiamo di spostarli su posizioni, diciamo, uguali a quelle del Partito Comunista. Al di là di questo, comunque, le carte di polizia ci dicono, e sono carte, diciamo, sono del prefetto, praticamente, del prefetto di Palermo Menzinger: il gruppo di arditi palermitano praticamente è diviso in tre squadre, dirette ciascuno da un comandante e un sottocomandante, e stabiliscono di fare guerra senza quartiere ai fascisti e alla borghesia. Quindi questo, diciamo, è un'informazione interessante. Una trentina di essi nel luglio del 21 praticamente sarà protagonista in Piazza Gentile di uno scontro in cui vengono feriti l'ardito Achille Corrao, ardito di guerra quindi, e lo studente Dragotto Angelo. Tuttavia il movimento palermitano, a parte questo episodio, scompare quasi immediatamente, già non ci sono più dal 21 più tracce. Tuttavia permane un eco, diciamo, degli arditi del popolo nella provincia di Palermo, a Termini Imerese, perché ancora qui nel gennaio del 22 un comunista di Palermo, Gaspare Di Gaetano, tiene nel comune di Valle d'Olmo, quindi siamo in provincia di Termini Imerese, una conferenza in cui propone l'istituzione della sezione degli arditi del popolo. La cosa interessante è che comunque non solo non se ne fa nulla, ma appunto il prefetto segnala che anche il Partito Comunista, diciamo, di Valle d'Olmo, questa sezione del Partito Comunista di Valle d'Olmo, si scioglie in seguito a un atto di intimidazione da parte di quello che viene definito il Partito d'Ordine, ai danni del segretario della sezione, un tale Lodico Vincenzo. In provincia di Trapani, soltanto a Marsala, nasce, diciamo, una sezione degli arditi del popolo, per volere però questa volta della Camera del Lavoro. In questo caso boicottata dalla direzione del Partito Comunista e viene immediatamente sciolta. In provincia di Caltanissetta non ci sono sezioni, ma l'anarchico Gaetano Di Bartolo risulterà in contatto con il comitato, diciamo, romano, sino anche in seguito fino al 22. Questa è la situazione, diciamo, nella Sicilia occidentale. Nella Sicilia orientale, invece, in particolare a Messina, a dare vita all'associazione sono l'ex combattente Francesco Losardo, e questo è l'unico caso di ex combattente che era iscritto al Partito Socialista. In realtà Francesco Losardo poi passerà nel 24 al Partito Comunista e sarà il primo deputato comunista eletto in Sicilia. Felice Lia, maestro, anch'egli socialista, e l'altro che costituisce insieme a Losardo la sezione degli arditi del popolo a Messina. Elia è anche segretario della Federazione Provinciale dei Lavoratori della Terra, e aderisce anche il ragioniere comunista Pietro Pizzuto. Iscritti nello stretto, secondo le fonti di polizia, si aggirano intorno a un centinaio, e molto rappresentata la categoria dei ferrovieri, in particolare un tal Bisignani, che sarà allontanato perché ritenuto troppo particolare, cioè troppo pericoloso, quindi sarà spostato, trasferito da Messina in altra città. Cosa ci dice il resoconto del prefetto di Messina? Che anche qui questo gruppo, diciamo, di arditi invita altri sodalizi di diverse tendenze a prendere parte, di diverse tendenze politiche a prendere parte all'associazione, ma comunque questo, diciamo, questo invito cade nel vuoto praticamente. Come dicevo, anche qui, anche a Messina, in realtà l'organizzazione scompare nell'autunno del 21. Più longeva la sezione catanese, che in realtà proseguirà la sua attività fino all'estate successiva. Per quanto riguarda invece la provincia di Siracusa, sezioni ardito popolari sono presenti a Modica, Vittoria e Lentini,
E nell'anno successivo, nell'estate del 22, due arditi della sezione di Modica, Salvatore Catania di Modica e Antonio D'Agata, sono ancora in contatto con i membri del direttorio nazionale. Ricapitolando, l'associazione scompare immediatamente nella parte occidentale dell'isola, in quella orientale sembra più organizzata, più longeva la sezione di Catania. Solo i membri delle province di Siracusa e Caltanissetta ancora nel 22 sono in contatto con l'associazione nazionale. Forse non è un caso che proprio il territorio di Siracusa, di quella che sarà in realtà la futura provincia di Siracusa, ovvero l'area dove maggiore è il contrasto sociale tra squadristi e movimento operaio, cioè quell'area che viene definita l'area rossa, sia l'area appunto in cui più duraturi sembrano i contatti tra gli esponenti siciliani e quelli nazionali. Tuttavia, ribadisco ancora una volta come sono troppo pochi gli elementi che abbiamo a nostra disposizione. Nel preparare questo mio intervento mi sono chiesta il perché di questa disomogeneità tra le varie parti dell'isola, dove lo scontro sociale scaturito dalla guerra si pone su un piano molto distante apparentemente rispetto a quello caratterizzante altre parti d'Italia nello stesso periodo. La domanda storiografica a questo punto è d'obbligo. A fronte delle scarne fonti a nostra disposizione, cosa possiamo dedurre da quanto detto fino adesso? I circa 600 iscritti segnalati dalle carte di polizia, noi conosciamo in realtà la biografia solo di una ventina di personaggi, conosciamo nomi, fede politica. Alcuni di questi sappiamo che continueranno la loro azione clandestina antifascista anche dopo la marcia su Roma, finendo al confino dopo le leggi fascistissime del 26. Interessante notare, anche se ripeto non è possibile determinare in che percentuale sul numero di aderenti complessivi, come alcuni dei protagonisti dell'associazione non configurano nemmeno tra gli ex combattenti, cioè l'unico detto è lo sardo che è schedato come tale. Altri no, ad esempio Pietro Pizzuto, sempre di Messina, è segnalato nelle carte come feroce anti-interventista arrestato e deferito al tribunale militare di Udine durante la Grande Guerra. Sicuramente maggiori dettagli a nostra disposizione permetterebbero di dare un contributo al dibattito storiografico relativo alla nascita e alla composizione degli Arditi, dibattito appunto che è stato egregiamente riassunto da Francesca Angeli nella prima sessione di questo convegno e che è stato anche dai relatori che mi hanno preceduto accennato. In conclusione, appunto, volevo tornare sulla frammentarietà della questione, sulla contraddittorietà per certi versi. Frammentarietà forse è la parola più adatta. La vicenda degli Arditi del Popolo in Sicilia ovviamente va necessariamente inserita all'interno del complicato quadro che caratterizza la storia di quel periodo che va dall'occupazione delle terre all'avvento del fascismo. Dobbiamo fare riferimento, come dicevo già, ad una documentazione scarna, sia in termini di fonti che di ricostruzioni storiografiche. Il quadro che emerge è molto disomogeneo, non soltanto per quanto riguarda la storia degli Arditi del Popolo, ma in generale per tutto ciò che concerne lo scontro politico nell'isola. La stessa ricostruzione storica di quegli anni è disomogenea e la storiografia si è spesso concentrata sulla singola realtà locale e manca quindi una visione d'insieme dei fatti di quel periodo che riguarda tutta l'isola. Infatti, per quanto riguarda lo stato dell'arte sulla questione, le ultime riflessioni in merito in realtà risalgono agli anni 70, quando fioriscono tutti gli studi, diciamo, sulla storia del movimento operaio, sul biennio rosso e quant'altro. In particolare, per quanto riguarda la Sicilia, possiamo citare il lavoro degli storici Marino e Miccichè. Marino si occupa ampiamente di Palermo, Miccichè si occupa ampiamente della parte orientale, e lo stesso Miccichè praticamente lamentava l'assenza di studi relativi al periodo che vide al biennio rosso succedere il biennio nero e quindi la dittatura fascista. Ancora oggi pertanto non c'è stato alcun tentativo organico di applicare la categoria di guerra civile alla storia dell'isola. Adesso veniamo ad un altro aspetto che in realtà ho trattato tra le righe, l'ultimo aspetto a cui farò riferimento, ma sul quale mi vorrei soffermare brevemente, ovvero la relazione tra i componenti della sezione degli Arditi del Popolo con la Grande Guerra e le associazioni combattentistiche.
abbiamo detto che abbiamo poco materiale a disposizione, vale anche per questo aspetto, però in Sicilia sembra apparentemente valere la tesi di Rochà, per il quale l'arditismo e il combattentismo sembrano essere l'anticamera del fascismo, e di fatto molti componenti dell'associazione confluiranno dopo la marcia su Roma nel partito di Mussolini, che tra l'altro cercherà di accaparrarsi il monopolio della memoria del fronte, ma questo diciamo è un altro, un'altra questione. Questo dato sembra confermato per esempio dal fatto che quando si riaccendono dopo la prima guerra mondiale nell'isola, si riaccende il vecchio dibattito tra socialisti e interventisti, praticamente gli arditi di guerra, quindi, sembrano svolgere una funzione antioperaia e antisocialista, questo in particolare a Palermo e a Messina. In realtà in tutta l'isola praticamente in occasione della festa del lavoro del 1° maggio del 1919 i comizi organizzati dal Partito Socialista sono frequentemente interrotti praticamente da gruppi di arditi comunque. Tuttavia, come afferma Marino nel suo partito in lotta di classe in Sicilia, questo libro appunto del 70, nell'isola nasce la Lega Proletaria tra i reduci di guerra. Quindi c'è un'altra chiave di lettura. Questa Lega Proletaria tra i reduci di guerra ha tra i suoi maggiori promotori quello che sarà il futuro ardito rosso, ovvero Vittorio Ambrosini, un personaggio che tutti quanti conosciamo, un personaggio assolutamente ambiguo. La vicenda di Ambrosini, questa è la domanda che io in maniera provocatoria voglio fare, che comunque mi porta alla conclusione di questo intervento. La vicenda di Ambrosini potrebbe essere esemplificativa di una linea di continuità tra arditismo e arditi del popolo anche nell'isola? Ancora una volta, appunto, non abbiamo dati a nostra disposizione e appunto Ambrosini rappresenta comunque un caso a sé. Però non possiamo notare come il promotore, come Ambrosini sia lo stesso promotore della nascita del 20 aprile dei fasci di combattimento a Palermo. Del 20 aprile 1919 Ambrosini praticamente tiene una riunione per costituire i fasci di combattimento e in occasione di questa riunione comunque sono presenti soltanto elementi dell'interventismo democratico e gli elementi invece, cioè i combattenti di destra, sono esplicitamente esclusi. A dimostrazione forse, siamo sempre nel campo delle ipotesi, forse di come la tesi dell'arditismo popolare come anticamera del fascismo non sia poi così solida. Grazie per l'attenzione. Bene, Alessandra, grazie mille. Anche per essere stata perfettamente nei tempi, che non è male. A questo punto direi che se volete aggiungere qualcosa abbiamo il tempo per farlo, se avete degli interventi, vedo che ci sono già forse delle domande. Scrive Giuseppe Lodico, grazie per il suo intervento, parlate Alessandra, sembra che non sia possibile tracciare una visione di insieme della storia degli arditi in Sicilia, ma micro storie locali o microbiografie, cosa ne pensi? Cioè, diciamo che comunque anche diciamo così come è stato pensato l'intervento, cioè diciamo queste tre giornate, in realtà c'è un tentativo di dialogo tra le varie parti, non soltanto dell'isola ma anche a livello nazionale, e credo che sia questo l'intento di queste giornate. Sicuramente sì, le microstorie comunque dovrebbero sempre essere collocate all'interno, almeno secondo il mio punto di vista, poi non so se qualcuno vuole aggiungere, all'interno comunque sia della grande, cioè della grande storia, della storia nazionale, comunque nazionale e mondiale, quindi sicuramente sì, sono microstorie, ma appunto forse sarebbe il caso di procedere in maniera più omogenea, più compatta, diciamo. Spero di aver risposto. Se anche gli altri vogliono intervenire, arriva William Gambetta. Voleva chiedere se nel corso delle rivolte o degli scontri nei diversi territori trattati sono emerse figure femminili. Parto io, visto che mi sento citata in quanto donna. No, nella Sicilia no, però mi riprometto magari di approfondire la questione, ma adesso
sulla base di quello che ho a disposizione, no. Sì, se posso intervenire, mi ha letto nel pensiero William, perché volevo aggiungere proprio questo. Allora, nel corso del mio intervento ho detto che gli arditi del popolo sono sostanzialmente uomini, non ci sono casi di arditi del popolo donne. Però l'insurrezione di Sarzana vede protagonista anche delle donne, appunto perché questo episodio è un po' una commistione tra diverse tipologie di antifascismo, come dicevo, c'è l'organizzazione della violenza armata da parte degli arditi del popolo, ma c'è anche un aspetto proprio di reazione spontanea, non organizzata, da parte della popolazione. E qui, come dimostrano poi i processi, le testimonianze che ci sono dopo il 21 luglio, le donne sono protagoniste, di cui anche proprio appunto degli assalti ai fascisti dopo la fuga dalla stazione di Sarzana. È una cosa importante da sottolineare. Grazie. Sì, per quello che riguarda il caso Ravennate, direi che tutto sommato, anche se mancano elementi e meriterebbe di approfondirli, diciamo, sulla presenza femminile negli arditi del popolo, appunto, fermo restando questa parabola relativamente breve, non abbiamo una situazione di quasi di esclusiva, direi, presenza maschile, anche nei resoconti dei funerali degli arditi del popolo, in particolar modo quello di Alberto Acquacalda, che viene citato nell'Ordine Nuovo, se ricordo bene, nel numero del 20 di agosto del 1921. L'interesse è tutto rivolto ad una popolazione, comunque ad una massa proletaria indifferenziata dal punto di vista del genere, e soprattutto ai disciplinati battaglioni proletari che sfilano in quell'occasione, 2000 secondo i comunisti e 200 secondo i socialisti, ma appunto la questione di genere non viene posta, almeno esplicitamente. Manca vide erba all'appello. come si è già detto, l'arditismo popolare trae origine dal combattentismo di guerra, quindi la presenza femminile di fatto a livello di protagonismo non c'è. Ci sono, come ho detto nell'intervento, c'è il contributo delle donne, delle popolane, insomma, che chiaramente si ferma per lo più a un'opera di maternace, cioè di assistenza agli insorti. Figure femminili ci sono, non emergono fondamentalmente le donne, quelle poche donne che ho incontrato diciamo, nel biennio nero a Viterbo sono magari giovani militanti del Partito Socialista, e il Partito Socialista, come sappiamo, fu di fatto estraneo all'arditismo popolare e in genere all'inquadramento militare. Una figura fondamentale di donna è infatti una madre, è la madre di Antonio Tavani, dell'Ardito del Popolo, che sarà assassinato a un anno dalle tre giornate di Viterbo, il 9 luglio del 1922, sarà lei, insomma, che si farà carico della mobilitazione per ottenere la verità sul delitto, sull'omicidio del figlio, per accogliere le spese processuali. E poi, quando nel 24 sarà i fascisti ormai al potere, toglieranno la lapide al figlio, una lapide molto, molto evocativa, in cui si scriveva a tal proposito, sulle cose che sono state recentemente dette: soldato d'Italia alla fronte, ardito del popolo in patria. I fascisti tolgono questa lapide e la madre organizza una protesta popolare, organizza una mobilitazione, affronta a muso duro il podestà e i responsabili del fascismo, riesce, diciamo, ad ottenere questa lapide, la porta dai depositi del comune a casa sua in un corteo, e la lapide verrà poi riportata dopo il passaggio degli alleati. E questa è la figura di Emma Paesani, che Angelo Labella, deputato comunista, poi storico, definirà, insomma, antesignana delle madri di Plaza de Mayo. Bene, adesso c'è un'altra domanda per tutti, che è di Eros, una domanda fatta in tre parti. Dagli interessanti interventi di oggi, per usare un lessico vetero-leniniano, emerge, tranne forse la Sicilia, l'esistenza di una base operaia e popolare afferente alle culture politiche del movimento operaio e di un'avanguardia politico-militare di estrazione piccolo-medio-borghese
costituita da ex combattenti ed ex arditi, i quali svolgono quella funzione che avrebbero dovuto svolgere, in teoria, i gruppi dirigenti del movimento operaio organizzato. Cosa ne pensate? Inizio da sempre per quanto riguarda... Vai tu, Silvio, sì. Di parte, Viterbo. Sì, chiaramente Eros non poteva essere altrimenti, ha colto un aspetto fondamentale, diciamo, degli aspetti sociali dell'arditismo popolare. Per quanto riguarda Viterbo, effettivamente troviamo i repubblicani a capo del movimento. Ci sono però, ecco, nel caso di Busatti, il capo era uno studente, poi si laureerà a Scienze Politiche e farà una carriera brillante all'interno della Banca d'Italia, sarà ai vertici nazionali della Banca d'Italia. Però effettivamente poi c'è tutta, nel caso di Viterbo, un'egemonia, perché era di fatto l'avanguardia operaia della città, degli scarpellini, dei lavoratori della pietra o degli artigiani, insomma, fondamentalmente gli arditi del popolo saranno questi, con una presenza contadina non sembra esserci, c'è più, ecco, un artigianato, una presenza operaia legata alla lavorazione della pietra. Spicca un caso particolare a Viterbo città, quello di Domenico Rossi. Domenico Rossi era un sediaio, semianalfabeta, uno degli arditi del popolo più esposti, in città. E ad esempio lui era un ardito di guerra, che solitamente gli arditi erano comunque alfabetizzati, avevano studiato. Lui era stato parte del 13° reparto d'assalto, uno tra l'altro dei reparti di arditi che entrerà a Fiume con Gabriele D'Annunzio. Però sicuramente, al contrario dei fascisti, che erano in genere o grandi proprietari o facoltosi commercianti, in qualche caso impiegati, la componente di quello che sarà poi chiamato antifascismo dopo il delitto Matteotti, sostanzialmente durante il delitto Matteotti, è una componente comunque sì, popolare. Come dicevo, infatti, diceva Eros, quello era un compito che sarebbe dovuto aspettare alle forze che sulla carta, come il Partito Socialista, volevano fare la rivoluzione. In realtà finiranno nel parolaismo più bieco. Il Partito Socialista, anche se spesso viene detto che tra gli arditi del popolo vi furono anche socialisti, in realtà saranno dei casi molto, molto isolati. Il Partito Socialista non si occupa né di fare la rivoluzione, né i dirigenti del partito, né di fare la rivoluzione, né tantomeno di preparare la classe operaia nella difesa contro gli attacchi fascisti. Seguiamo l'ordine. Andrea, rispondi tu? Sì, volentieri. Ovviamente la domanda è molto, molto complessa. Diciamo che da un punto di vista del discorso pubblico, anche storiografico, è una domanda che un po' ha accompagnato i decenni dell'Italia repubblicana, quella posta da Eros. Cioè, il ruolo del movimento operaio, delle strutture, della dirigenza dei partiti della sinistra e del movimento operaio, appunto, nell'affermazione del fascismo. Non mi convince molto il termine avanguardia degli arditi nella direzione del movimento, appunto, degli arditi del popolo. Non mi convince avanguardia perché, per i casi di cui mi sono occupato, appunto, relativi alla Liguria e alla Toscana, sono certamente protagonisti delle prime, appunto, prese in carico dell'organizzazione antifascista, sono i promotori delle riunioni, sono i promotori delle prime sezioni, ma poi non sono i protagonisti all'interno dei fatti che avvengono, né da un punto di vista prettamente militare, né da un punto di vista politico, quando ci sono le riunioni all'interno del Comitato di Difesa Proletaria che organizza tutti gli ambienti della sinistra locale, no, non emergono appunto gli ex arditi, ma emerge invece questa base operaia, i dirigenti operai, emergono loro protagonisti in questi eventi, indubbiamente. Rispetto alla domanda con cui conclude l'intervento Eros, io certamente non so rispondere perché il problema è davvero complesso, rimanda al rapporto
tra il movimento operaio e la violenza organizzata sul lungo periodo, una problematica veramente vastissima. Queste anche difficoltà che ha che hanno i partiti della sinistra e i dirigenti operai rispetto al tema della violenza, rispetto al tema delle armi, rispetto al tema dell'esercizio della violenza per scopi sia difensivi sia rivoluzionari, un tema vastissimo. Certamente il movimento operaio ha grosse difficoltà con l'utilizzo della violenza e l'accetterà fino in fondo proprio in un contesto completamente diverso, come ricordavo in chiusura del mio intervento, che è quello che si apre dopo l'8 settembre del 43. Fino a quel momento è davvero una quotidianità che attraversa il movimento sindacale, operaio e la sinistra, il rapporto con le armi, però non si risolve mai fino in fondo, non viene accettato la lotta armata fino in fondo dal tutta l'interezza del movimento operaio fino a quello che avviene nell'autunno del 1943. Paolo, il microfono. Chiedo scusa, la questione è senz'altro una questione di grande complessità e molto probabilmente direi che esorbita rispetto ai miei strumenti per poter dare una risposta che in qualche modo sia soddisfacente. Mi verrebbe quasi da rispondere a questa domanda con un'altra domanda, utilizzando un perfido meccanismo. Vale a dire, ad esempio, quando nel caso degli Arditi del Popolo in una riunione di cui appunto restano tracce in un documento della prefettura dell'agosto del 1921, in una riunione dei primi giorni, nei primi giorni d'agosto, fra i due responsabili della sezione del Partito Comunista di Mezzana e quella di Alfonsine, rispettivamente Salvagiani, come già detto, ed Eumeo Costa, riunione che ha come argomento la costituzione dei battaglioni proletari organizzati, a svolgere questa azione sono di fatto due dirigenti del movimento operaio organizzato o due ex ufficiali? A mio parere, a livello di strutturazione politica, sono due dirigenti del movimento operaio organizzato, indipendentemente dalla loro provenienza sociale, la quale provenienza sociale, fra l'altro, è della piccolissima borghesia, di una borghesia molto contigua alle classi popolari, nonostante appunto il caso di Salvagiani sia il caso di un ragioniere che ha avuto la possibilità di concludere gli studi. Quindi, poche parole, non mi rendo assolutamente conto che il mio tentativo di risposta non sia soddisfacente, ma di fatto questo è limitatamente al caso che ho tentato di approfondire, che abbiamo tentato di approfondire, forse questa domanda è destinata a rimanere aperta. Io ho ripetuto per tutto l'intervento, la documentazione a nostra disposizione è scarna. Comunque c'è da dire una cosa, che se noi analizziamo per esempio Messina, in effetti quelli che i dirigenti, diciamo, dell'associazione di Arditi sembrano effettivamente appartenere a un'estrazione, cioè tipo lo Sardo è un avvocato, Elia è un maestro e l'altro Pizzuto è un ragioniere, quindi non sono esattamente, diciamo, estrazione operaia, però il caso secondo me è troppo, c'è soltanto un caso per il quale vale questa affermazione, ma secondo me il quadro indiziario è troppo povero per rispondere, però volevo sottolineare questo aspetto, diciamo, dell'estrazione borghese che c'è a Messina quantomeno, va. Alessandra, allora guarda, resta lì perché William ti chiede anche la composizione sociale degli Arditi in Sicilia e anche a Silvio, quindi anche a Viterbo.
Ok, in Sicilia per quanto riguarda Messina, che è la situazione che ho più messa a fuoco, come ho detto, ci sono questi, c'è questo avvocato, ci sono avvocati, un ragioniere, anche su Palermo comunque, e anche, però ci sono anche dei ferrovieri comunque a Messina, cioè 600 iscritti, cui fanno riferimento le carte, comunque molti sono ferrovieri comunque, perché poi là bisogna pure capire il movimento, diciamo, operaio nell'isola, da chi era composto, no? Perché ci sono anche i cantieri navali di Palermo, per esempio, che non sembrano però portare, diciamo, anche perché a Palermo c'è, cioè, tipo il numero è di 40 comunque, quindi non... cioè un misto comunque, anche in questo caso la composizione sociale è una composizione sociale mista, e come è stato evidenziato comunque, nonostante in Sicilia l'occupazione delle terre sia stato un movimento abbastanza, diciamo, diffuso e abbastanza importante, non sembrano esserci nemmeno elementi di estrazione contadina, probabilmente perché comunque alla fine il fenomeno è più un fenomeno cittadino comunque, no? Vado con Viterbo, e in parte l'ho detto, no, nella precedente risposta. C'è, se vogliamo, ecco, un'unione di origine risorgimentale, di fatto, c'è una piccola borghesia, un artigianato. E nel caso degli Arditi, il direttorio è composto da il capo, che era appunto uno studente universitario, futuro economista. Poi troviamo Celestino Vico, nella Resistenza uno dei principali esponenti della lotta partigiana a Roma, che era un agrimensore, un geometra. E poi tra gli Arditi, forse la professione prevalente, comunque della maggioranza relativa, era appunto quella degli scarpellini, dei lavoratori del peperino, la roccia effusiva caratteristica del nostro territorio. C'era a Viterbo una particolare cava, detta della Palanzana, della località Palanzana, gestita, creata dai fratelli Anselmi, che era una famiglia socialista, insomma, che volevano creare una sorta di industria estrattiva avanzata anche sotto il profilo dei diritti, e all'interno di quella cava, insomma, si formerà quella che sarà poi l'avanguardia operaia di Viterbo, soprattutto nelle agitazioni dell'immediato primo dopoguerra. Fondamentalmente questo è significativo, ecco, che con il fascismo Viterbo subirà una trasformazione sociale forte nel proprio DNA. Nel 27 viene elevata a provincia. Poi vengono create le caserme militari, quindi c'è un afflusso di piccola borghesia conservatrice dal sud che andrà a incidere profondamente sul DNA sociale e poi economico, sociale e poi politico della città. Di fatto durante il fascismo, per esempio, gli Scarpellini come figura operaia di fatto scompare, cioè il fatto che gli Scarpellini abbiano egemonizzato le battaglie sindacali e politiche nella nostra città è un fatto che abbiamo dovuto sostanzialmente recuperare dagli archivi, perché non c'era totalmente memoria. Quindi la trasformazione di quella componente sociale che aveva dato un contributo fondamentale all'arditismo popolare, insomma, avrà conseguenze anche nel panorama politico. Benissimo, mi pare che non ci siano altri interventi. Io volevo chiedere una cosa ad Alessandra, se lo sa, e spero che non sia troppo ardita. e so bene che non si possono istituire fili rossi, che i tempi sono certamente diversi, che 20 anni segnano due mondi differenti. Ma che cosa fanno gli Arditi siciliani, se lo sai, insomma, se ci sono delle tracce, dopo il 43?
Ecco, questa è una domanda in realtà che non ho avuto modo di verificare, perché l'unico riscontro che ho fatto appunto è quello tra i nomi degli arditi li ho confrontati con i confinati praticamente dopo le leggi fascistissime, con i siciliani confinati praticamente, che è una pubblicazione a cura dell'Archivio Centrale dello Stato che è stato fatto nel 1989, quindi dopo il 43 c'è qualche informazione in merito, ma io non l'ho approfondita, perché per esempio un personaggio come quello di Losardo muore comunque prima del 43, quindi sarebbe interessante questa cosa. Secondo me qualcuno comunque tra gli esponenti continua a fare politica, ho questa sensazione, però non ho verificato, così ti dico a memoria comunque. Va bene, ce la teniamo per il prossimo convegno. Direi che potremmo anche concludere, siamo in tempo quasi veramente da ferrovieri. E allora intanto vi ringrazio tantissimo, perché sono state 2 ore molto dense e interessanti. E vi ringrazio, vi rimando all'ultimo appuntamento giovedì prossimo 24 giugno, sempre alle 17:30, sempre sul canale YouTube del Centro Studi Movimenti. E la terza giornata sarà moderata da Mirko Carattieri dell'Istituto Nazionale Parri. Grazie ancora a tutti e a presto, un abbraccio. Grazie a voi, buona serata. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie. E a noi.